Amici giallorossi, buonasera, buonasera con questi, insomma, con questi mezzi tecnologici. Come vedete sono illuminato perché da mia figlia, perché non sono sufficienti le luci dell'auto. Allora siamo appena usciti dallo stadio, ci siamo presi un pochino tanto di freddo, anche se ci eravamo attrezzati, lo sapevamo, insomma ci siamo coperti bene, però logicamente il secondo tempo è calata la temperatura e quindi è calata anche quando ha pareggiato l'Udinese, però insomma ci siamo presi un po' di freddo e poi come al solito ci siamo dovuti fare i soliti quasi 2 chilometri a piedi ad andare e a tornare per riprendere l'auto. Comunque dai, alla fine la Roma ha vinto e questo è l'importante, 3-1, e andiamo in vantaggio con Mancini, se non sbaglio Roberta intorno al 20° del primo tempo. Punizione di Bala e a tagliare in aria, arriva Mancini, anticipa anche Llorente, insomma i difensori che erano pronti lì a prenderla, anticipa Llorente nel movimento e segna il gol del vantaggio per la Roma. Dopodiché la partita non è stata un granché a mio giudizio, poco divertente, poco emozionante. E poi all'improvviso arriva a ridosso del 60° circa, arriva questo pareggio inaspettato dell'Udinese, realizzato da un giocatore di cui diciamo non conoscevo il nome e tuttora non me lo ricordo, e poi dopo ve lo scriverò magari nella descrizione del video. Arriva questo pareggio inaspettato, con la solita dormita, sempre a mio modo di vedere, della difesa, ma anche forse del portiere, quantomeno dallo stadio così mi è sembrato, ragazzi, e quindi da lì ricomincia tutta la tiritera. La Roma deve tirar fuori dal cilindro la solita prestazione a testa bassa. Mourinho fa i cambi offensivi, entra il Shaarawy al posto di uno Spinazzola spento o comunque poco incisivo, poi entra Azmoun che insomma ha dato un pochino più da fare alla difesa dell'Udinese, che comunque aveva tra virgolette preso le misure sia a Lukaku che a Dybala, no? Dybala partiva un po' più decentrato e da dietro, quindi si andava a cercare il pallone, ma puntualmente insomma non era pericoloso, mentre Lukaku faceva come al solito il suo lavoro di sportellate, però aveva difficoltà a rendersi pericoloso. E Lukaku che poi da un contrasto, diciamo, un duello vinto, una sportellata vinta, e riesce a passare una palla, se non sbaglio, a Bove a linea dell'aria, che poi la scarica al Shaarawy che fa il terzo gol meraviglioso. La Roma ha twittato la girella di Elsha, mi è piaciuto molto questo tweet, è un bel gol di Stefan che continua a dire che se lo merita sto ragazzo, perché mai una parola fuori posto, mai una polemica, mai nulla, quando soprattutto quando subentra riesce a dare anche di più il suo supporto alla squadra, e con il suo ingresso, secondo me, che è avvenuto se non sbaglio dopo il pareggio, oltretutto qualche fischietto di disappunto per Spina, ma insomma non clamorosi. Logicamente la prestazione non è piaciuta a me, non è piaciuta a tanti, e Spina si è preso qualche fischio, ma Spinazzola ormai è qualche anno che a Roma lo conosciamo, ragazzi, è così, prendere o lasciare, ti fa un mese che vola, un altro mese sufficiente, e poi il resto, insomma, il resto fa prestazioni anche irritanti, quindi il giocatore è questo qui, però quando c'è è un valore aggiunto senza ombra di dubbio. Per il resto, ripeto, oggi Lukaku rimane a secco, e se non sbaglio credo che sia la prima volta, 2 partite consecutive con la Roma, però esclusa credo Roma-Milan, però credo che sia la prima volta che per 2 partite di fila Lukaku non segna, e poi mi correggerete voi nei commenti se mi sbaglio. E Pellegrini è rientrato, ha fatto qualcosina, poi è uscito anche lui per far spazio a Bove, ai vari Bove, Zaleski, ora non mi ricordo chi ha preso il suo posto, però Azmoun è entrato al posto di Pellegrini, però poi dopo è entrato anche Bove, se non sbaglio, quindi diciamo la Roma ha cercato di Mourinho ha cercato di dargli una diciamo una
una dimensione offensiva, no, con questi cambi, perché logicamente a Roma col pareggio ce faceva ben poco. È arrivata la vittoria che tutti speravamo, soprattutto dopo i risultati di ieri, soprattutto le sconfitte di Atalanta e Fiorentina, che permettono alla Roma, insomma, di salire al quinto posto, e direi che non è male, quantomeno per una volta non falliamo un'occasione che ci si presenta. Ora la vera prova del 9 sarà Reggio Emilia col Sassuolo. Il Sassuolo, io adesso non so, non mi ricordo, vinceva quando sono uscito da casa, poi non ho più guardato, ne parleremo dei commenti. Il Sassuolo comunque anche sta facendo un campionato stile Udinese, no? Un po' di sofferenza, un po' di alti e bassi, grandi risultati e grandi delusioni. E di solito quando andiamo noi il Sassuolo comunque alla fine ci impensierisce sempre, soprattutto recentemente, quindi sarà una prova abbastanza importante per il proseguo di stagione della Roma, per capire sta squadra di che passa è fatta finalmente. Quindi la Roma deve confermare quello che riesce a fare di buono all'Olimpico, deve confermarlo in trasferta. Nel mezzo ci sarà giovedì Servette-Roma, altra partita fondamentale in cui la Roma si gioca tanto. Dobbiamo capire quello che succederà nell'altra sfida. Certo, lo Sheriff non credo che potrà impensierire più di tanto lo Slavia Praga, però nel calcio non si sa mai, dobbiamo sperare quantomeno che lo Sheriff fermi, se non sbaglio in casa, poi non lo ricordo, però credo in casa giochi lo Sheriff contro lo Slavia Praga, e che riesca a bloccarlo sul pareggio, in maniera tale che se la Roma fa il suo a Ginevra contro il Servette, mi pare che è Ginevra il Servette, no? Non mi sbaglio città, mi pare che è Ginevra, comunque se mi sbaglio mi correggete sempre nei commenti. Io d'altra parte parlo senza taccuini, senza punti e senza suggeritori. Se noi riusciamo a fare il nostro, diceva Ginevra, insomma, se ribalta la cosa, poi in casa lo Sheriff, salvo altri suicidi, insomma, è fatta per primo posto. Se no, ahimè, ci dobbiamo accontentare un magro secondo posto che ci ricondanna a fine febbraio, all'incirca metà febbraio, a fare questo spareggio maledetto, che sono altre due partite, altri 180 minuti che valgono quasi come una semifinale o un quarto di finale per andare agli ottavi. Quindi sarebbe un peccato, visto il percorso netto fatto nel girone fino all'opaca prestazione di Praga. Oltretutto capita sempre a fagiolo queste partite decisive, sempre prima o dopo una partita importante. Vabbè ragazzi, comunque una bella vittoria, quindi oggi poco da dire. Ripeto, l'unico appunto, il gol dell'Udinese mi è sembrata una grande dormita, ma quello è anche ovvio, no? Quando se piagò, a meno che il giocatore avversario non fa un Eurogol da fuori area o fa un'azione strepitosa dove dribbla tutti con gran classe, insomma, il gol è quasi sempre errore della difesa, quindi però è un peccato, perché era una partita controllata e quindi questo calo di tensione può preoccupare. Però insomma, poi dopo, ripeto, la Roma si è rimessa a testa bassa e ha trovato il gol credo a un quarto d'ora dalla fine, se non ricordo male, con Dybala, o al 72esimo, giù di lì. Poi pochi minuti dopo, 5-6 minuti dopo, è arrivato il terzo del Sharawi, e lì la partita è finita. Altre cose, oggi i tifosi dell'Udinese, che comunque con cui i tifosi della Roma hanno un ottimo rapporto, molto pochi, sicuramente l'orario, sicuramente la temperatura, ma anche sicuramente l'andamento della squadra, non hanno convinto tanti tifosi friulani, senza contare ovviamente quelli un po' più quelli di curva, no? Non l'hanno convinti, non sono stati convinti ad affrontare questa trasferta. Udinese comunque qualcosina in più sembra avere in questo momento. Certo, una squadra che secondo me farà un campionato molto, molto a ribasso quest'anno, quindi sì, sicuramente problemi di infortuni, ma ci sono anche indubbiamente il mercato non è stato stavolta, i pozzo non ci hanno preso, e succede anche ai migliori, c'è l'anno in cui sbagli il calcio mercato, sbagli le scelte,
o più semplicemente la fortuna non ti assiste. Quindi, però insomma, è sempre una squadra che a noi romanisti non porta antipatie, quindi speriamo per loro che riescano a fare alla fine un campionato tranquillo e si possano salvare, però certo devono cominciare a fare punti e da oggi in poi vanno fa dove gli pare, perché noi l'importante è che abbiano lasciato i 3 punti a noi qui a Roma. Ripeto, Europa League, appuntamento fondamentale giovedì, molto, molto probabilmente cercherò di vederla insieme a voi in live reaction. Ovviamente non posso farvi vedere la partita, ma sicuramente posso raccontarvela, quindi per chi non gradisce le telecronache delle varie televisioni, ricordatevi che ci sono io con i miei amici su YouTube a commentarvi a raccontarvi questa partita giovedì, ve lo confermo in settimana. Quello che è sicuro, domani sera 19:30, altra puntata di Triplice Fischio, affronteremo questa giornata di campionato. Da 20 minuti circa è iniziato il derby d'Italia, adesso andrò a vedere il secondo tempo. Una volta arrivato a casa parleremo di questa caduta della Lazio, se non sbaglio la 6ª sconfitta su 13 giornate, quindi quasi metà delle giornate, delle partite le ha perse la Lazio, quindi è un andamento preoccupante per gli uomini di Sarri. Parleremo di questo e cercheremo di capire con Andrea, con Fabrizio, con Sandro, con Spillo, cercheremo di capire insomma quanto tempo rimane a Sarri per ribaltare la situazione. È vero che Lotito non è propenso ai cambi in corsa, però insomma se la situazione si fa pesante è logico che un pensiero ce lo può fare, quindi cercheremo di capire se Sarri incomincia a tremare sulla panchina della Lazio. Parleremo di questa Roma che insomma il gioco lo sappiamo, non lo vedremo mai se non in rare folate nelle partite, però comunque riesce a vincere e portarsi al 5º posto. Dopodiché parleremo del Napoli, Napoli di Mazzarri, che è riuscito ad espugnare subito al nuovo esordio al Napoli. Mazzarri è riuscito a espugnare un campo difficile come Bergamo. Parleremo del Milan che ha battuto la Fiorentina in casa per 1-0 e ha fatto esordire il giovanissimo Camarda. Quindi tanti argomenti da affrontare, ovviamente il derby d'Italia che si sta giocando adesso e che non sappiamo insomma cosa, ancora non so adesso cosa succederà, quindi non perdetevelo domani 19:30. Poi logicamente la live streaming la potete rivedere in replica quando volete, Triplice Fischio con tutti noi come sempre. Io vi mando un bacio e vi auguro una buona domenica sera, state al caldo perché fuori fa parecchio freddo. Un bacio e buonanotte da Max. Ciao.